il cielo, il cielo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto o sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, martedì 23 di agosto 2022. Sono più di 50 anni che si è insediata la nuova corrente nella Chiesa chiamata la Teologia della Liberazione, ovvero in teoria dovremmo da questo 68 che nasce anche questa corrente letteraria, non solo abbiamo la dipartita di Padre Pio, quindi abbiamo tutto quello che i demoni possono far scatenare, perché ben lo sappiamo, Padre Pio era quella vittima sacrificale che teneva il mondo in una certa visione. Morto lui, il mondo si libera, i demoni se ne vanno in giro e per noi è tutto un problema. E tra questo problema c'è proprio questa teologia della liberazione che in qualche maniera fa entrare nel mondo un qualcosa che non è liberativo per nessuno, anzi rende schiavi le persone. Rende schiavo perché in qualche maniera noi dobbiamo rimanere sotto una nuova ideologia che la Chiesa, ma anche gli annessi e connessi ci portano, che in qualche maniera ci fa distruggere quello che è stato il pensiero che ci ha portato fino a qui. Quindi oggi chi crede fermamente, chi è vicino al Vangelo, chi segue il Catechismo della Chiesa Cattolica, chi segue i Santi, diventa appunto quel tipo di fariseo, quel tipo di dottore della legge, oppure che viene visto così, no? Dice: ah, ma tu sei quei farisei, stai lì dietro alla legge, stai dietro a tutte le cose, poi magari sei contro quello, sei contro quell'altro, il terzo, il quarto, invece devi voler bene perché Dio è amore, tutte queste cose qui. Ecco, in realtà noi con questo tipo di liberazione non ci liberiamo da nessuno, liberiamo solamente la parte più importante, ovvero quella della giustizia, della misericordia e della fedeltà, per renderci schiavi dell'essere umano. Perché ricordiamoci che al di là del fatto che la Chiesa è stata fondata da 2000 anni e è andata avanti proprio grazie a queste persone che hanno portato da secoli per i secoli il Catechismo della Chiesa Cattolica, hanno portato avanti la tradizione dei Santi, hanno portato avanti tutto. Oggi la nuova religione non tiene più conto dei Santi, non tiene più conto assolutamente di quel Padre Pio che parlavamo prima, non tiene più conto neanche del Catechismo della Chiesa Cattolica, non tiene più conto di nulla. C'è una gravissima bestemmia allo Spirito Santo, perché molti anche del rinnovamento, pensando che lo Spirito Santo dia una ventata di novità, lo usano, lo strumentalizzano per fini prettamente umani. Quindi ricordiamoci sempre di quello che è la falsa libertà che il mondo ci dona, soprattutto per chi parla di Gesù Cristo, soprattutto per chi vive all'ombra della Chiesa. Non lasciamoci mai etichettare da nessuno, non lasciamoci mai liberare da nessuno, chi ci libera è solo il Signore. Il resto, se ci vengono a portare dottrine che sono così, come dire, novità, o troviamo dei sacerdoti che ci ribaltano tutto il Vangelo facendoci vedere che alla fin fine era molto più bello, molto più gioioso, la porta è sempre larga, noi alla fin fine, come dire, non abbiamo tutti quei carichi che i santi avevano, quindi in quel momento lì, quando noi vediamo tutto veramente come una porta larghissima, ricordiamoci sempre che stiamo facendo dei passi indietro. Nessuno ci dona la liberazione, perché questa vita non è una vita da essere liberi. Come ha detto giustamente la Madonna,
a Bernadette: io non posso donarti la felicità in questo mondo, te la posso donare nel mondo che verrà. Ecco, ricordiamoci sempre di tutte quelle persone che ci vogliono liberare, ma in realtà ci rendono schiavi. Sia lodato Gesù Cristo. Alla vista del cieco, i discepoli chiesero a Gesù se era senza vista per colpa sua o per colpa dei suoi genitori. Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. E così venne descritto da Giovanni il miracolo. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Questa dovrebbe essere la storia di San Sidonio di Aix-en-Provence, diventato poi vescovo, la storia di questo uomo che è narrato nel Vangelo, che poi noi non sappiamo più nulla, ma la Santa Chiesa riprende e colloca in lui questo avvenimento. Un po' dimenticato sicuramente, perché non è mai stato messo al centro dell'attenzione, anche perché non ha una figura così predominante, ma sembrerebbe che lui con Marta, Maria, la Maddalena e altri discepoli sbarcò in Provenza. E succede un fatto piuttosto particolare: poi quando muoiono lui e la Maddalena, vengono messi tutti e due nello stesso sarcofago, nella stessa urna, perché si teme che vengano dispersi o vengano comunque attaccati dai saraceni le loro ossa, i loro resti. Quindi anche in questo San Sidonio ha un suo perché particolare. Quindi che cosa dire oggi di questo santo assolutamente dimenticato? Che in primis vi lascio una ricerca a voi, la ricerca su Google o su altri motori di ricerca che possono un po' farci capire chi fosse questa persona, e che poi alla fine, come dire, il Vangelo ci parla e ci parlerà sempre di qualche cosa che succede e che poi purtroppo molte volte cade nel dimenticatoio, però ha una sua importanza. Ecco, oggi, sebbene nessuno si ricordi di San Sidonio, colui che appunto è stato uno dei mezzi per far capire, per far avere la gloria di Dio a noi, noi lo ricordiamo con molto piacere. Quindi San Sidonio, intercedi per noi e facci capire come poter essere veramente utili al Vangelo come lo sei stato tu.